Nel video di oggi vi mostro qual è la mia make-up routine. Questo è un video che mi è stato chiesto da tantissimi di voi, come anche altre routine come la skincare routine e l'eye care routine. Abbiate pazienza che un po' alla volta, insomma, ve li registro tutti. E niente, oggi appunto la make-up routine, dove vi mostro tutti i prodotti che utilizzo quotidianamente in questo periodo per realizzare appunto in linea di massima il mio make-up. Ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Lasciate un mi piace al video se vi piace il video di questo genere, ma soprattutto per supportarmi, e lasciatemi un commentino sotto al video consigliandomi i vostri prodotti must have per la make-up routine. Una piccola premessa prima di iniziare il video: siamo ancora in estate, manca pochissimo l'autunno, però c'è ancora molto caldo, quindi tutti i prodotti che utilizzo ancora per la mia make-up routine sono gli stessi che utilizzo durante l'estate, appunto. Come vi dicevo appunto in uno dei video precedenti, l'autunno è un periodo di transito, insomma, e quindi adesso, essendo alla fine dell'estate, inizio dell'autunno, i prodotti che utilizzo sono pochi e molto leggeri. Dunque, come primissima cosa, come base per il mio trucco che utilizzo sul viso, utilizzo del gel d'aloe vera. Questo lo spalmo appunto su tutto il viso come base, senza utilizzare nessun tipo di crema e nessun tipo di siero. Questo perché appunto il gel d'aloe è molto molto leggero, si asciuga molto in fretta e come base per il viso al momento mi basta. Come invece base per il contorno occhi utilizzo questo prodotto qui di Rilastil. È un prodotto che purtroppo non ha buon inci, ma mi è stato regalato e quindi lo vado ad utilizzare lo stesso, ed è una crema contorno occhi antirughe, antiborse ed antiocchiaie idrotensore, e appunto è questo prodotto qui, e lo vado ad applicare su tutta la zona del contorno occhi, sia sulle occhiaie che sulle tempie, che leggermente, insomma, sulla zona sopra l'occhio. Dopodiché vado ad applicare un correttore nella zona delle occhiaie, appunto perché io ne ho sempre moltissimo, e utilizzo questo kit, questo set di correttori di Kiko. Anche questo purtroppo non ha un buon inci, ma è l'unico che ho trovato con un colore che riesco ad utilizzare per la stagione estiva, ed è appunto questo colore qui, che è un po' più scuro rispetto a quello che utilizzo del resto dell'anno perché ho ancora un po' di abbronzatura. Per fissare il correttore utilizzo questa cipria di Essence. Questa è l'All About Matte di Essence, una cipria che probabilmente conoscete tantissimi, ed è una cipria trasparente che appunto vado ad utilizzare per fissare il correttore. Per fissare il correttore utilizzo questo pennello qui, è un pennello obliquo, piccolo, è un pennello che ho acquistato dai cinesi ma che funziona davvero benissimo, costato tipo 2 euro, e mi sembra che il brand sia Fur Face, in realtà non ne sono certa, però appunto è un pennello con cui mi trovo molto molto bene, è morbidissimo e non perde le setole, quindi se avete bisogno di pennelli questo qua è davvero molto molto buono. Per quanto riguarda la base, non utilizzo ancora il fondotinta perché ho ancora un po' di abbronzatura e quindi la mia pelle è ancora abbastanza decente, e quindi passo direttamente al contouring utilizzando questa terra di Cien, pagata anche questa sui 2-3 euro, ed è l'unica che ha un colore che mi piace. La colorazione è 02, è totalmente opaca e la utilizzo appunto per realizzare il contouring ai lati del viso, sulle tempie e sul naso, e a volte anche sotto la zona del mento. Continuando sempre con il contouring, utilizzo questo 2 di Essence che in realtà non ha un buon inci. Io utilizzo solamente l'illuminante per illuminare appunto la zona sotto l'occhio e la parte del naso. Per realizzare il contouring del viso utilizzo questo pennello qui, che è molto molto particolare, ve l'ho mostrato in un video di Wish dedicato appunto agli acquisti che ho realizzato su Wish, pagato anche questo 1-2 euro,
Nonostante dondoli un po', insomma, basta un po' di colla, mi trovo davvero molto molto bene per realizzare il contouring appunto del viso, mentre per il contouring del naso utilizzo un pennellino più piccolo, più stretto. Questo qua anche acquistato dai cinesi e il brand di questo pennello è invece Intertrade. Anche questo ho pagato pochissimo, ma della stessa buona qualità del pennello che vi ho mostrato prima. Quindi, per quanto riguarda l'intera base viso, mi sembra di avervi detto tutto. Spero di non aver dimenticato niente. Ah, ecco, sì, dimenticavo il blush. Come blush, vi ho sempre detto, io non ne ho una marea, ne ho due o tre, e sono tutti delle colorazioni molto basiche, insomma, che sta bene con tutti i make-up. Non sono una grossa amante dei blush, e anche questo è di Essence, un prodotto che non so, avrà 3 anni, credo. Per quanto riguarda la base, questa volta deve essere proprio proprio tutto, almeno me lo auguro. Per applicare il blush utilizzo questo pennello qui, che è un pennello angolare, appunto, e vado ad utilizzarlo solo per il blush. E questo è di Shani Cosmetics. E passiamo agli occhi. Per quanto riguarda gli occhi, utilizzo questa matita di Sienne che ho appena comprato. Faccio davvero molto molta fatica a trovare dei prodotti per le sopracciglia che mi piacciono, e questo qua mi piace. Non sono ancora riuscita a recuperare l'inci, quindi in realtà non so se l'inci è buono. La colorazione è marrone chiaro, da una parte c'è la matita e dall'altra lo spazzolino. Come palette di ombretti, come colorazioni, in linea di massima utilizzo questa, che è una palette di ombretti di 2 o 3 anni fa, uscita proprio per la stagione estiva, che ha questi colori molto carini e molto neutri comunque. E vado ad utilizzare in linea di massima l'ombretto più chiaro per illuminare l'arcata sopraccigliare e il marrone chiaro per la parte della piega dell'occhio, e poi di nuovo questo colore più chiaro che è un beige, uno champagne, oppure l'oro per la palpebra mobile. Ombretti che applico in linea di massima con questo per l'illuminante, questo per la palpebra mobile e questo per la piega dell'occhio. Dopodiché vado ad applicare la matita nera. Questa è una matita nera di neve, la fanno ancora ma gli hanno cambiato il pack, questo per dimostrarvi quanti anni ha questa matita, davvero è sconvolgente. Ed è la matita nera appunto di Neve Cosmetics, matita che a me piace tantissimo. Come mascara invece utilizzo questo di Benecos e si chiama Natural Mascara Glamour Look, ed è, mi piace, è un mascara appunto che ha un effetto sia volumizzante che leggermente allungante, piega molto bene le ciglia e mi piace abbastanza. Non ha una durata super, però per il prezzo che costa è assolutamente un ottimo prodotto. Per quanto riguarda le labbra, e questo è l'ultimo passaggio, vado ad applicare prima un burro cacao. Questo è uno di quelli che ho realizzato io. Sapete che nel canale trovate tantissime ricette, questa no, però ne potete trovare altre. E poi applico dei rossetti. Oggi ho utilizzato il Barely There, che è questo qua di Essence, ma ce ne sono anche altri due che mi piacciono e sono tutti abbastanza nude. Questo è un po' più rosa in realtà, ma non lo applico quasi mai da solo. Di solito lo mescolo sempre con un altro rossetto. E poi un altro rossetto che mi piace molto è anche questo qua di Essence. Mi sembra di aver capito che quest'autunno e inverno hanno rivoluzionato lo stand, quindi non so se tutti i prodotti di Essence che avete visto oggi li vendono ancora, ma sicuramente
se non trovate gli stessi prodotti identici, probabilmente hanno cambiato solo il pack oppure li hanno eliminati completamente. E niente, questa è la mia makeup routine quotidiana. Mi sembra di avervi mostrato tutto, spero di non aver dimenticato nessun prodotto. Nel caso me ne accorgessi ve lo scriverò sotto nell'info box, scusatemi. E niente, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti must have assolutamente per il make up quotidiano, quelli che proprio non potete fare a meno, e fatemi sapere se volete anche l'aggiornamento per quanto riguarda il periodo autunnale, perché in questo periodo qui sto utilizzando pochi prodotti e molto molto leggeri, quindi insomma fatemi sapere se volete anche l'aggiornamento. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un mi piace per supportarmi, e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!